Ciao leggende, come va? Nel mio ultimo video ci siamo imbucati di soppiatto, ma neanche più di tanto, in uno dei paesi più misteriosi ma allo stesso tempo più affascinanti d'Europa, la Bielorussia. Dopo aver passato qualche giorno a Minsk, mi ero ormai reso conto che la capitale del paese era sicuramente interessante, ma fino ad un certo punto, in quanto era sicuramente il luogo più turistico del paese. Per cui ho così deciso di partire per una missione di circumnavigazione della Bielorussia, per avere l'occasione di esplorare le zone più di provincia. Il mio obiettivo, nelle settimane successive, sarebbe stato quello di visitare tutti gli angoli e tutti i capoluoghi di regione delle 6 oblast bielorusse. Mi sono dunque diretto alla stazione dei treni di Minsk, perché da lì avrei potuto partire per la mia prima tappa, la città di Brest, capoluogo della regione più occidentale della Bielorussia, proprio sul confine con la Polonia. Come vedrete in questo video, però, ricoprire i 340 km da Minsk a Brest non sarebbe stato affatto facile. Wow, qui a Minsk hanno la stazione dei treni più moderna di tutta l'Europa orientale, vero? Guardate un po' qua. Il problema è che leggevo che per arrivare a Brest ci vogliono tipo 3 o 4 ore di treno da Minsk, quindi pensavo di andare a chiedere in cassa e magari vedere se c'è qualche destinazione a metà strada fra Minsk e Brest dove possiamo fermarci per magari mangiare qualcosina o, che so, passare un po' di tempo lì, giusto per spezzare il viaggio. Должно быть такой город Барановичи в сторону Бреста, наверное, да? До Баранович ближайший? А, если можно, да, пожалуйста. 9:23. Хорошо. Можно билет, пожалуйста? 9:23, 10-й плацкартный вагон, 23-е место. Поезд 27-й, Москва-Брест. Замечательно. На электронном табло смотрите платформу. Спасибо, всего хорошего. La бабушка della cassa era alquanto scorbutica, però almeno ha svolto la sua funzione lavorativa, il suo compito lavorativo principale, che era quello di vendermi un biglietto. Guardate, tra l'altro, questo è il biglietto più sexy, il biglietto cartaceo più sexy che abbia mai visto. E con questo biglietto posso salire sul treno per Brest, però udite udite, ho trovato questa cittadina dove fermarmi per pranzo a questo punto, che si trova circa a metà strada fra Minsk e Brest, che si chiama Baranovici. Non ho idea di cosa ci sia da vedere a Baranovici, però vabbè, al massimo ci fermiamo lì un paio d'ore giusto per rifocillarci in una stalovaia. E comunque saliremo sul treno che va da Mosca fino a Brest, quindi saliremo pure su un treno internazionale, pensate un po'. Ed ecco il nostro trenino azzurro che ci porterà fino a Baranovici, come vi dicevo 2 minuti fa. Sorry, questo è proprio il treno che collega Brest fino a Mosca. Fate conto che questo era praticamente il collegamento ferroviario che 30 anni fa portava dalla capitale dell'Unione Sovietica fino al suo confine più occidentale, proprio al confine con la Polonia. Ovviamente ho preso Platzkarte, che è la terza classe, quindi vediamo, questo è il numero 8. Platzkarte, che ovviamente è la classe più economica, perché tanto alla fine sono 2 ore di viaggio, non devo viaggiare in lusso. Anche se fossero 20 ore di viaggio, probabilmente non viaggerei in lusso, però comunque. Добрый день. Это должно быть мой вагон, если я не... Да, это ваш вагон. Замечательно. 23 место, нижнее место у вас. Проходите, приятно поездить. Спасибо вам большое. О, вау. La mia prima volta su un treno bielorusso. E sono così partito verso luoghi che erano a me totalmente estranei, semplicemente per il fatto che di Baranovici ovviamente non ne avevo mai sentito parlare prima. Ma d'altro canto mi consolava il fatto che c'erano altri elementi di questo viaggio che erano invece a me familiari, a partire dal fatto che questo treno era esattamente uguale a tutti i treni russi che avevo preso in Siberia. E come quei treni russi siberiani, avevo la possibilità di andare dalla Provodnitsa a prendere il tè. Добрый день. А, я слышал, что у вас есть чай. Чай, кофе у нас есть. Да, можно чай. Черный. Да, пожалуйста. Сахар? Без сахара? С сахаром. Барановича должна быть столовая, да? Да, должна. Да, да. Поэтому жду туда, а сейчас только чай, пожалуйста. С сахаром. Да. Продажа есть.
conosce cosa sto facendo. Sono andato dalla provonnizza a chiedere un po' di tè, ho anche chiesto se avevano da mangiare, però mi ha confermato che in realtà a Baranovici c'è una stalovaia, quindi posso benissimo aspettare un paio d'ore quando arriviamo alla nostra prima destinazione. Quindi sono qua adesso seduto a bere questo tè, a guardare il paesaggio fantastico bielorusso fuori dal finestrino. Poi c'è la signora qui davanti che mi ha appena offerto un po' di miele fatto dalla da Genisnaio, как на итальянском, гречка. Questo miele è fatto con la гречка. Oh, miot вкусный. Да, да, да. Спасибо вам большое. Тоже чуть-чуть буквально полканул, сейчас прокроем. А в Баранове итальянские туристы есть? Нет. Нет, да, не. Будьте первым. Я буду первый. Это, кстати, с фамилией, имя, отчество, там память с вами сделать. Рядом с Лениным. Здесь был. Wow, sono stato fortunato perché il tizio che è seduto di fianco a me, o meglio di fronte, mi ha detto che sta andando pure lui a Baranovici e mi ha detto che sarò il primo turista italiano nella storia che va in quel posto lì. Guardate qui, comunque c'è l'orario del treno, di questo treno che, come potete vedere, è partito da Mosca, è passato attraverso i villaggi di Gagarin, Vyazma ed ha continuato fino al confine fra Russia e Bielorussia, che penso sia fra Smolensk qui e Orsha, e dopo ha continuato passando per Minsk, da dove siamo partiti noi, e fra poco arriveremo a Baranovici Centralne, fra circa un'oretta a questo punto direi. Это уже Барановичи? Нет, еще. Ну, нет? Уже, нет, уже на самом деле еще большая Клопинница, она уже как раз... Ближе к Баранову. Нет, она уже в составе, да. Окей, рага, siamo appena arrivati, siamo appena entrati nella periferia di Baranovici. Guardate qua che paesaggi fantastici. Tra circa 5 minuti arriveremo alla destinazione provvisoria per la prima parte di questa giornata. Ho parlato un po' con i tizi qua, mi hanno dato un po' di consigli su cosa andare a vedere. Non c'è molto. Ovviamente dovrò anche cercare il modo per continuare verso Brest, dove mi voglio fermare questa sera. Oh, una Lada. Irina, спасибо вам большое. Да, да, спасибо за компанию. Всего хорошего. Спасибо. Да, осторожно, пожалуйста. Да, да, будь осторожен. До свидания. E devo dire che questa città non è affatto male, non mi capacito del fatto, non mi spiego il perché tutti ridevano e tutti avevano questo sorrisino sul treno quando dicevo che volevo fermarmi a Baranovici. Potrei addirittura fermarmi per la notte qui, volendo, qui a Baranovici. Guardate lì, c'è questo hotel lì dall'altra parte della strada, si chiama Garizont, bel nome, l'hotel Orizzonte. Che emozione, uno di quei classici hotel in centro città, mai rimodernati dai tempi di Brezhnev, un classico blocco sovietico, sicuramente sotto sorveglianza dal KGB. È quasi un peccato che debba andare per forza fino a Brest stasera, altrimenti non faccio in tempo a circumnavigare la Bielorussia. Però vabbè, magari riusciamo a trovare un hotel del genere anche lì. Come ho detto, la cosa principale che dovevo fare a Baranovici era mangiare, per cui ho cominciato a chiedere indicazioni per una stalovaia. Если вы хотите в советскую столовую, то это надо идти туда, но чтобы она советская была. E ho avuto la fortuna di incontrare un gentile signore di Baranovici, un baranoviciano, che era molto preciso nelle sue indicazioni. Одну улицу переходите, да. Потом вторую дорогу переходите. Там будет, ну если вам обычная столовая нужна. То есть не там не пиццерии, ничего. Wow, ho trovato il tizio più gentile di tutta Baranovici che mi ha dato la sua opinione su qual è la stalovaia più atmosferica della città. Quello che invece non è atmosferico è un cartello pubblicitario del KFC. Ma voi magari pensate che nella provincia più sperduta della Bielorussia non potete trovare cose tipo KFC? E invece c'è, incredibile. Molti dall'Italia hanno l'impressione che la Bielorussia sia un paradiso in terra per tutti gli uomini fra i 20 e i 50 anni,
Perché si dice che le ragazze corrano dietro a qualsiasi persona di sesso maschile proveniente dall'Italia. Ma sinceramente, per come la vedo io, la gente che la pensa così è rimasta indietro nel tempo. Perché magari forse era così negli anni 90, ma adesso, passeggiando per le strade di campagna della Bielorussia, non sono ragazze bionde super attraenti ad avvicinarti, ma bensì attiri l'attenzione di un altro tipo di personaggi. Здравствуйте. Как дела? А знаете, где я могу найти столовую? Я могу показать. Советскую столовую? Старую столовую? Ну, посмотрим. Так вы что, заснять хотите? Да, снят города, Баранови. Вы местный? Да, я... Как вам город? Как жить? Я родился в этом городе. Perché pagare per un tour organizzato per andare a Baranovici quando puoi semplicemente affidarti al primo balordo che ti si avvicina e che si offre di mostrarti la città? А вы откуда? Я... угадайте. Италии. Не понял. Италии. Я из Италии. Италия? Да, 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 да. Рим, Сан-Ремо. Рим, Сан-Ремо. Не, я из Венеции. А, из Венеции? Да, да. Плавающий город. Вау, che storia, raga. Tutti qua mi stanno aiutando a trovare una столова. È fantastico. Да, просто говорю, что люди здесь так гостоприимные. Все хотят помогать найти столовую. Perché bisogna venire nei posti più rurali della Bielorussia per trovare... Привет, ребята, come dice là? Dave Legenda. Dave Legenda. Da, da. Da, хорошо. Bravo, bravo, bravo. Wow. Bravissimo. Bravissimo. Anche quei bambini volevano aiutarmi quasi a trovare una staloia. Хотите просто перекусить? Да, да, перекусите, снимать. А меня чем-нибудь угостите? Давай, давайте, давайте, давайте. Ok, ringrazio questo tizio offrendogli il pranzo. Da, facciamo. Presto. Oh, spassiva. Ringrazio questo tizio offrendogli il pranzo, visto che mi ha aiutato a trovare la staloia. Oh, красиво здесь, что советское. Vorrei vedere la faccia della mia professoressa di russo dell'università se scoprisse che tutti gli sforzi che ha fatto per 3 anni per cercare di insegnarmi la lingua sono serviti solamente a consentirmi di mangiare in una mensa, ovvero in una stalovaia più o meno sovietica, nella campagna bielorussa con un barbone che avevo raccattato per strada. E lei che pensava che avrei potuto trovare lavoro in qualche ambasciata d'Europa? Wow, sono una delusione. Рис с чем? С мясом свининой. А, я думаю, что рис подходит. Да, 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 да. Приятного аппетита. Ecco, raga, allora ho preso un po' di riso qui. Non pensavo che avrei avuto compagnia per questo mio pranzo nella città di Baranovici. Però, oh, bello. Diciamo che secondo me questa stalovaia non è propriamente sovietica. È stata sicuramente rinnovata qualche tempo fa, però corrisponde ancora al concetto di stalovaia, no? Nel senso che è self-service. Ho preso questo riso qua, come vi ho detto, e vabbè, buon appetito da Baranovici. Mica male questo riso. E la cosa più assurda è che pensate... Ascoltami a platiria, dimmi se te lo viene a verna. La cosa più assurda è che per tutto questo, quindi 2 piatti di riso, ho preso l'acqua, il pane e il mio amico qua si è preso... A cacca cosa avuto? Pasha, меня зовут Davide, очень приятно. Il nostro amico ha preso pure una... Scusate, il nostro amico ha preso pure una zuppa e per questo abbiamo pagato 11 rubli ed è tipo meno di 4 euro. Secondo me è il pranzo, brunch, meno costoso, più economico che abbia mai avuto in vita mia. Wow. L'appetito. Rumочку. Вам надо рум? А где взять? После этого? После обеда? Можно еще. Можно для аппетита. Allora, il tizio mi ha addirittura chiesto un po' di rubli per andarsi a prendere uno sciottino di rum, a quanto ha detto, perché ha detto che non riusciva a buttare giù il riso senza questo sciottino, quindi gli ho appena dato una banconota da 5 rubli bielorussi per andare a prendersi da bere. Vediamo cosa dice. Piva. Piva, rum in Italia. Оно просто для аппетита хорошо. Ну хорошо. 5 рублей, которые я вам дал, достаточно было, да? Я даже когда маленький был, ну как? Вы пили пиво? Нет, мама или папа, вот такой 20 грамм. Ну, рюмочку 20 грамм. Понял. Я выпивал, у меня аппетит лучше появлялся. E così abbiamo scoperto che ha vinto il titolo di genitori dell'anno in Bielorussia nel lontano 1981. Bielorusska firma.
пивная. О, понял. А вам нравится это пиво? Оно хорошее. Когда вы были, ну, с детства вы вот это пили? Нет, когда я в детстве был, такого пива не было, Оливаре. А что пили? Было пиво Жигулевское. О, я знаю вот это. Спасибо, до свидания. Se mai vi dovesse trovare Столовые картины. Это да, да, Столовские картины. Se mai vi dovesse trovare qui. Se mai vi dovesse trovare qui a Baranovici, se mai, decisamente venite qui a pranzare qui al caffè. Che называется? Caffè Vastorg. Al caffè Vastorg. Wow. Ecco dove dovete assolutamente venire a mangiare se mai vi dovesse trovare a Baranovici. E perché mai non dovreste venire qui a Baranovici? Adesso direi, nonostante mi piaccia tantissimo passeggiare per Baranovici perché è piena di persone fantastiche, stavo pensando di andare alla stazione giusto per avere la conferma che c'è un modo quest'oggi per andare verso Brest, perché non vorrei che tipo passeggio per la città per due ore e dopo vado alla stazione e mi dicono che l'ultimo treno della giornata per Brest è appena partito, quindi adesso vado un po' a informarmi. Sto anche pensando che non so come togliermi di dosso sto tizio dopo che gli ho pagato il pranzo. Penso che continuerà a seguirmi fino a quando non gli dico esplicitamente di sbammare, però è simpatico. Ну я очень благодарю за помощь, но я не хочу, чтобы я не хочу вас держать. Если у вас есть дела, нет, я не хочу, чтобы вы пропустили из-за меня. Но нет, я, конечно, нет. Очень благодарю за это. Нет. Сколько людей живет здесь? Баранович? Да, сколько населения? Больше 150. Вау, che figata passeggiare con il senza tetto di Baranovici? Qui sulla via principale. Но это главная улица, я думаю. Да, центральная. Вау, sulla via улица Ленина. Oh, называется улица Ленина, да? Да. Siamo in via Lenin, siamo sulla via principale di Baranovici e devo dire che c'è così tanta gente per strada, è incredibile. Il mio amico qua mi diceva che qui vivono tipo 150.000 persone, che è un botto. 150.000 di popolazione, è più di Piove di Sacco. Passeggiare per le strade di Baranovici verso la stazione mi stava quasi facendo pentire del fatto che alla stazione ci stessi andando effettivamente per andarmene da Baranovici. Perché la città era così carina, grazie al nostro amico Pascia avevo addirittura avuto l'occasione di imparare qualche fatto curioso della città. Skevich, я его знаю, чемпион мира по армрестлингу. Он из Барановича? Да. О, я его знаю. Внизу написано: Мацкевич Олег неоднократный чемпион мира по армрестлингу. Вау! Армрестлинг лига. Вау. На поясе. Рага, персоне celebrità da Барановичи. Il campione mondiale di braccio di ferro. А как его зовут? Олег. Олег Мацкевич, а вы его знаете? Я его знал. Лично? Лично мы. Он занимался раньше тяжелой атлетикой. Понял, а вы тоже? Я занимался тоже. О, вау. А сейчас не больше не занимаетесь? А уже годы мои, куда? Да. Вау, рага, chi l'avrebbe mai pensato di trovare il campione mondiale di braccio di ferro qui a Baranovici? Ad un certo punto, prima di salire sul ponte per la stazione, Pascia mi ha chiesto di fermarmi. Ha detto che doveva sbrigare una faccenda molto veloce e mentre me lo diceva si stava accarezzando lo stomaco in questo modo. E avevo capito subito che questa era la mia occasione per defilarmi. Pascia, da? Bila очень приятно, спасибо за экскурсию. Верите, что вам надо, и я продолжаю сюда до вокзала. А вы с моста и сразу направо. Понял. Спасибо еще раз. До свидания. Sono riuscito a scrollarmelo di dosso, raga, perché mi ha detto che doveva scendere per di qua. Perché ha fatto un gesto, non so se mi sta guardando ancora, ha fatto un gesto tipo così, come significare che doveva andare a dare di corpo dietro questo edificio qui, allora io ne ho approfittato per dirgli, ok, vabbè, ma allora io continuo verso la stazione, va bene? Oh, ma qualcuno mi può spiegare come mai le stazioni dei treni in Bielorussia sono le stazioni treni più belle? C'è la polizia, attenzione. 28 отправления. Да. Вот это на первом пути стоит. А это как электричка? Электричка. О. Да. А еще в 3 часа? 15.04 на Брест есть. Ага. Если места нету, надо сейчас, да? Нету места. Нету, значит обычная электричка. Хорошо, сейчас. Можно билет, пожалуйста.
А у вас там... 6.12, поторопитесь, отправление скоро. 6.12. Allora, stamattina eravamo su un treno. Adesso dobbiamo salire su questa elettrica bielorussa che parte tipo fra 2 minuti, quindi diamoci una mossa. Vediamo un po'. Proviamo ad andare da questa parte. Wow, prima volta su una elettrica bielorussa. E così, nel bel mezzo del pomeriggio bielorusso, avrei passato 3 ore su una panchina scomodissima di una elettrica bielorussa, insieme a Babushke che, dopo aver svolto alcune commissioni nel centro abitato più popolato di Baranovici, stavano adesso tornando nei loro villaggi sperduti della campagna bielorussa. Allora, questa è una tipica elettrica bielorussa che si differenzia da quello che i bielorussi chiamano poezd vero e proprio, ovvero un treno vero e proprio, per 2 motivi principali. Il primo è che la qualità è alquanto scadente, come potete vedere questi sedili in pelle lasciano alquanto a desiderare, e la seconda differenza è che le elettriche si fermano in ogni singola fermata della campagna bielorussa più sperduta, quindi andrà a finire che ci mettiamo 3 ore per andare da Baranovici fino a Brest. Tre ore più tardi. Oh wow, un grande passo per l'uomo, un grande passo per la nostra avventura verso la circumnavigazione completa della Bielorussia. Siamo arrivati a Brest, benvenuti a Brest, benvenuti al confine ultimo di quella che era una volta l'Unione Sovietica e benvenuti dove praticamente a 200 metri da qui comincia l'Unione Europea. Mi sento già a casa quasi, sento l'aria di casa. Ed è un vero peccato che la facciata di questo edificio sia in controluce, perché se non lo fosse, voi forse probabilmente riuscireste pure a vedere la scritta Brest, la scritta sulla stazione più occidentale di tutta l'ex Unione Sovietica. Brest era letteralmente sul confine con la Polonia, per cui io, da bravo nerd geografico quale sono, non potevo assolutamente lasciarmi sfuggire l'occasione di andare a vedere questo confine con i miei occhi. In più volevo vedere anche l'attrazione turistica numero 1 su TripAdvisor di Brest, che era una fortezza della Seconda Guerra Mondiale. Dato che di sti tempi non passano molti stranieri per di lì, mentre stavo parlando e filmando sul sovrappassaggio della stazione, mi si è avvicinato un ragazzo incuriosito dal fatto che stessi parlando in una lingua straniera. Where are you from? I'm from Italy. Are you from Brest? Yeah, originally from Kiev. Oh, nice. Почему ты так хорошо говоришь по-английски, да? Not very well, but I can understand. Знаешь что, есть 2 вещей, которые я хочу сделать здесь, в Бресте. И я хочу посмотреть границу с Польшей, и посмотреть на Польшу, и крепость, да, должно быть. Это как самая... Польская крепость? Да. Знаешь, как я могу... Да, здесь можно взять автобус. I okay. will show you. Oh, you're gonna help me? Yes. Okay, amazing. Cheers, man. Right. I will go with you. Oh, you want to be my guide? yeah, I will show you. Really? Maybe we'll take taxi. Allora, raga, a quanto pare sembra che ci siamo trovati una guida anche qui a Brest, esattamente come avevamo la nostra guida. Hey, privet. Esattamente come avevamo la nostra guida. Posso crashò? No. Esattamente come avevamo la nostra guida a... come si chiamava il posto dove eravamo prima? YouTube, da, Snash? Da, a quel canale? Dave Legenda. Ne ho Da, vi state una... Anche qui a Brest guardano YouTube, incredibile! A kak vas zavut? My name is Alex. Davide, ho cempriato. Nice. E la cosa migliore è che la nostra guida per Brest non è un senza tetto come quella che avevamo trovato a Baranovici. Dobry dzień! By the way, dude, I really appreciate you offering to be the guide for me today here in Brest. I mean, I probably would have been able to get to the fortress anyway, because I guess a lot of tourists go there, but I'm meeting so many fantastic people here in Belarus. Спасибо вам большое. До свидания.
Ecco, allora vedete lì la stella, e quella è l'entrata della fortezza di Brest. Guardate, c'è uno spazio così ampio. Mi chiedo quanto vicini siamo effettivamente alla Polonia. Forse adesso sì, siamo veramente a 500 metri o qualcosa del genere. Questo spazio qui dove ci troviamo adesso, con quel fiume lì, è esattamente il posto dove... Ecco, che da una cela operazia? Bastarova Julia, because the best longest day was... No, когда это было? 22 July 1941. Quindi qui è proprio dove il 22 giugno del 1941 la Germania diede inizio all'operazione Barbarossa per cominciare a invadere l'Unione Sovietica. Quindi ovviamente la Polonia era stata già invasa dalla Germania e dall'Unione Sovietica nel 1939. E due anni più tardi, proprio qui, ci fu la battaglia per Brest, che durò alcuni mesi e che ovviamente poi finì con la vittoria momentanea della Germania, che andò poi a proseguire verso Mosca, verso la capitale dell'Unione Sovietica. I sovietici sono sempre stati molto creativi nel mettere su monumenti dedicati alla Seconda Guerra Mondiale di questo tipo. Ad esempio vedete qua questa statua del soldato ignoto, come lo chiamano qui, gigante, e qui invece ci sono i nomi delle hero cities, delle città eroi della Seconda Guerra Mondiale: Mosca, Leningrado, l'attuale San Pietroburgo, Volgograd, Kiev, Minsk, Odessa, Sevastopoli, Novorossiysk, Kerch, Tula, Murmansk e Smolensk. Quindi tutte queste città eroi dell'ex Unione Sovietica, un po' in Bielorussia, Minsk, Brest, un po' in Ucraina, Kiev, Odessa, Sevastopoli, anche se ovviamente quello è disputed territory, e Russia, Mosca, Leningrado e Volgograd. Adesso però basta con la storia, raga, e torniamo a parlare di quello che piace a noi veramente, che è la geografia. Sono esattamente dove fino a 30 anni fa finiva l'Unione Sovietica, sono arrivato dove adesso finisce la Bielorussia, perché questo piccolo fiumiciattolo qui è esattamente il fiume che segna il confine fra la Bielorussia e la Polonia. Raga, a 30 metri lì, quella è la Polonia. Ovviamente non c'è nessuno, perché sicuramente è un confine iper sorvegliato e sicuramente da qualche parte ci devono essere un sacco di telecamere. A te bival, Polsce. One time. I was in Warsaw, I got visa in US. Ok. È veramente incredibile pensare che questo è uno dei confini di cui si parla di più al mondo, è uno dei confini probabilmente più controversi al mondo, specialmente negli ultimi due anni, e ti aspetteresti di trovare un confine altamente militarizzato e quant'altro, ma invece, cavolo, se non sapessi di essere dove mi trovo in questo momento, potrei dire di avere una sensazione così pacifica a stare proprio qui, su questo punto, a guardare il tramonto, su questo fiumiciattolo con l'acqua che scorre, e a sentire i rumori della natura. Ok raga, è così, siamo arrivati a Brest, la prima tappa per la nostra circumnavigazione della Bielorussia. Dude, thank you so much again, you're the best guy in Brest ever. Però ovviamente adesso non possiamo andare oltre, perché sta facendo buio, non ha senso proseguire verso altri posti della Bielorussia, dobbiamo fermarci qui a Brest. Quindi direi che è arrivata l'ora di andare a cercare un hotel, giusto per non dormire sotto un ponte. Wow, mamma mia, sti prezzi in Bielorussia sono fantastici. Ho pagato 62 rubli bielorussi per una qualità che è eccelsa, secondo me. Guardate un po' la camera. Qui c'è il letto singolo, comodissimo. Qui c'è la nostra scrivania che possiamo usare per continuare a scrivere il nostro romanzo di viaggi in giro per l'Europa dell'Est. Qui c'è uno specchio per vedere quanto sono bello. E qui c'è il pezzo forte, che è il bagno, che è pulito, luminoso. C'è questa vasca qui, che è mini cicciola, quindi non penso che riuscirò ad entrarci.
Così alla fine sembra che sia riuscito ad entrare in questa mini vasca qui e devo dire che è così rilassante essere qui finalmente dopo aver passato una giornata a camminare senza meta per le zone più rurali della Bielorussia. Wow. Adesso non mi rimane altro che darvi una calorosa buonanotte e ci vediamo domani quando cominceremo ad andare verso est.